Quest'anno è di nuovo con noi Alessandro Baricco. Buonasera. In effetti un anno fa sono venuto qua perché in realtà per ascoltare e poi ho finito per dire le uniche due cose che avevo da dire, che erano: non abbiate paura e giocate coi pezzi bianchi. È passato un anno e non avete avuto paura e avete giocato coi pezzi bianchi. Una bella partita. Tant'è che adesso non userò il voi, ma il noi. Mi avete convinto. Intanto è una partita che nessuno aveva visto prima. Voglio dirvelo sulla base della mia esperienza. Io ho visto cambiare nel profondo più cose nella sinistra in un anno di quante ne avessi viste cambiare in tanti anni prima. È come se in qualche modo voi, e in parte noi, avessimo messo nel sistema sanguigno della sinistra e del paese alcune cose che nessuno mai aveva avuto la voglia, il coraggio e la limpidezza di pensiero di mettere. Per cui volevo dirvi questo, che state e stiamo giocando una partita che nessuno aveva giocato mai prima. E questo è un fantastico risultato. Non è un buon motivo per perderla, naturalmente. Ma vedevo ad esempio l'altra sera nel piccolo della televisione, che il mondo è fuori, ma insomma la televisione, ma guardavo Bersani e Vendola, in particolare loro due, e li guardavo incantato proprio, perché stavano in un futuro che non avevano immaginato loro. Avevano questa faccia un po', mi sembrava un po' la faccia che ho io quando mi metto a giocare alla PlayStation, cioè per un certo verso mi vergogno di quello che sto facendo, per l'altro verso dico: ma sai, non è mica male. E li vedevo proprio quasi, cioè c'era da prenderli per mano, anche dai, erano in un mondo che non hanno immaginato loro. E guardate che questo è un piccolo caso, perché è quello della televisione, ma io sento intorno a me che c'è moltissima gente che ha incominciato ad abitare un mondo che in qualche modo aveva dentro, ma che nessuno mai gli aveva dispiegato davanti. In questa partita io faccio fatica, spero non loro, ma io faccio fatica a concentrarmi sull'avversario. Non lo guardo quasi mai perché sono distratto costantemente dal vedere intanto il gioco che mi affascina e tutti quelli che si stanno ammassando da questa parte, dalla parte dei bianchi. Ed è un'Italia che io pensavo ci fosse e adesso vedo e c'è. È un'Italia che spesso sento riassumere qui. È un'Italia di buona volontà, un'Italia che vuole combattere contro i privilegi, un'Italia che non è conservatrice, un'Italia che non ha paura di rischiare, che vuole cambiare modelli. È un'Italia viva. Mi sembra che sia un'Italia che è disposta a cambiare quasi tutto di questo paese, anche col rischio di perdere qualcosa, ma nella certezza di poterlo riedificare migliore. È una bella Italia, un'Italia in cui io mi trovo bene, sto bene, con dei compagni di viaggio che mi piacciono. Quest'Italia, naturalmente, mi auguro che abbia sempre due cose importanti. Lo dico a Matteo, ma lo dico a tutti. Una, non vi è difficile, non è difficile per nessuno di noi, ed è avere il gusto del futuro. E da lì il coraggio, da lì l'invenzione, da lì l'immaginazione. Il gusto del futuro. Profondo. L'altra è che non si può immaginare nessun futuro senza che sia scritto insieme agli spazi bianchi della società. Noi siamo un testo, questo paese, la polis, la città, siamo un testo ed è pieno di spazi bianchi. Lì dentro c'è la solitudine, c'è la povertà, c'è lo smarrimento, c'è la paura, vigliaccheria alle volte. Semplicità. Un testo con quegli spazi bianchi non dice nulla. Io vorrei che ogni ora del nostro lavoro e ogni ora del lavoro di Matteo fosse pensato innanzitutto per riempire quegli spazi bianchi.
non di parole d'ordine che fanno piacere ma non risolvono niente, bisogna scriverli. E scrivendo quei passaggi bianchi, noi scriviamo il futuro. Speriamo che rimanga con noi l'una e l'altra cosa, l'amore per il futuro e la consapevolezza che questo testo vive e ha il proprio cuore laddove le lettere non ci sono. Siamo a metà partita, in certo senso, è vero che mancano solo 9 giorni, ma insomma, cosa bisogna fare a questo punto? Immagino delle mosse e andarsela a vincere questa partita. Io non ho la competenza per dire nulla di moltissimi argomenti di cui ho sentito parlare su questo palcoscenico. C'ho una mediocre competenza su una sola cosa, che è il sistema con cui questo paese lavora per la propria cultura. E quindi qui porto il mio piccolo seme e il mio piccolo contributo solo su questo argomento. Sapete cosa fecero gli arabi quando vennero a conquistare il mondo cristiano e attaccarono la Spagna? Venivano dal mare e la prima cosa che fece il loro condottiero, arrivati in Spagna e conquistata la costa, la prima cosa che fece fu distruggere le navi. Voleva che il messaggio fosse molto chiaro, che erano lì e non sarebbero tornati indietro. In certo modo, per quanto riguarda la cultura, i soldi che noi spendiamo, io penso che quello che noi dobbiamo fare è distruggere le navi. Dobbiamo conquistare un panorama nuovo e prima distruggere le navi. Io spero che voi percepiate la bellezza del gesto, non solo naturalmente, oh, mi tolgono la nave, non torno più a casa. Spero che vi piaccia la bellezza, il dire chiaramente che siamo lì per restarci e andare più lontano possibile. E questo paese, purtroppo, ha bisogno di questo gesto di bellezza. Ha bisogno che con mitezza, con serenità, perfino con allegria, noi distruggiamo le navi con cui siamo arrivati in un futuro che è quello che desideriamo. In Italia, quando si parla di cultura o di queste cose, si parla dei teatri, distruggere le navi per me significa 2 cose. Sono quelle che vorrei che Matteo portasse con sé, nei suoi programmi di governo, quando incontra la gente, e nelle sue parole. La prima è che non esiste un problema del teatro, non esiste un problema della scuola, non esiste un problema della televisione. Esiste un unico problema ed è l'educazione di questo paese. Io vorrei che lui e noi con lui ci abituassimo a pensare che non puoi fare nulla per migliorare la situazione del teatro italiano se non fai qualcosa per la scuola e per la televisione. Vorrei che ci abituassimo a pensare che solo se noi li prendiamo come i 3 aspetti di un unico gesto, educare un paese, noi possiamo veramente cambiare le cose. Vorremmo che ci impedissimo di pensare che dobbiamo fare delle riforme del sistema teatrale. No, noi dobbiamo ripensare da capo come intendiamo educare questo paese. Vi sembrerà una cosa così molto teorica, molto... provate a pensarla praticamente ogni giorno, vedrete che vi cambia abbastanza il mondo che avete davanti. E subito dopo, secondo me, bisogna convincere questo paese che dobbiamo entrare in uno spirito comune, collettivo, costituente di ciò che noi intendiamo per educazione. Magari mi sbaglio, ma io non penso che ci sia nessuna riforma che noi possiamo fare che abbia veramente un significato. Riforma della scuola, riforma del teatro, riforma del sistema televisivo. Io ho l'impressione, mi piacerebbe molto che ne avesse l'impressione anche Matteo Renzi e tutti voi, che qui non c'è più niente da riformare, qui c'è da rifondare completamente. Noi abbiamo bisogno di chiederci cosa insegniamo a scuola, perché lo facciamo e come lo facciamo. Nessuna riforma, per quanto piena di buona volontà, può veramente risolvere il problema. È bello sapere che dobbiamo riporci le domande prime, perché insegniamo quello e sarà quello il modo di insegnarlo, di farlo. E chi lo deve fare? E i teatri.
Certo, spendiamo poco. Matteo, vorrei che nel tuo programma ci fosse dobbiamo mettere più soldi, nell'educazione sempre, non ci sono. Matteo, trovali, ne dobbiamo mettere di più, ma mai più li spenderemo in questo modo dissennato. Noi dobbiamo ripartire da capo a pensare, ho dei soldi in mano, voglio l'educazione di questo paese, teatri, musica, cosa ne devo fare? Rifondare, non riformare. Probabilmente abbiamo bisogno di molti più insegnanti, abbiamo bisogno di pagarli molto meglio, probabilmente abbiamo bisogno che gli insegnanti insegnino molto meno e studino molto di più. Abbiamo bisogno di soldi. Matteo, trovali, manda qualcuno e trovali. È in gioco l'educazione del paese. Io voglio che nel tuo programma la prima cosa sia tornare a educare questo paese. Se mi metti al primo posto il lavoro, ok, la seconda cosa voglio che sia tornare a educare questo paese. Sarebbe bello anche chiedere proprio delle cose da fare, ma non dico nei primi 100 giorni, la prima settimana. Ci sarebbero alcune cose che mi farebbero godere da morire. Guardate, soprattutto sul tema della cultura, li vedete in questi giorni. Ci sono 3 o 4 frasi che tutti condividono, vanno ai convegni, fanno documenti, manifesti. Più generico è, meglio è. Ma nessuno veramente, nessuno sta pensando, tranne noi, di ripartire da capo. Veramente nessuno. Ci vuole una specie di follia, di responsabilità, di fantasia, di coraggio. Non so, mi piacerebbe, insomma, Matteo arriva lì, vince, arriva lì, non so, dopo una settimana spiega al nostro paese che abbiamo finito di dare soldi a chi che sia senza valutare il lavoro che ha fatto. Ma dopo una settimana, guardate, qui si parla di meritocrazia, di merito. Voglio dirvi che dietro a questa parola ci sta, sì, una cosa veramente affascinante. È inutile discutere di merito se questo non comporta la capacità e la volontà di valutare. Questo è il punto, è affascinante. È che noi non siamo capaci di valutare, non ci siamo messi a studiare. Non sappiamo dare un punteggio a una scuola, non sappiamo dare un punteggio a un teatro, non sappiamo dare un punteggio a quel cineforum piuttosto che all'altro. Questo è affascinante. La meritocrazia è una conseguenza, all'origine è una presa di responsabilità. Significa un'intelligenza collettiva che sa giudicare, e sa giudicare non solo dei numeri, incassi, biglietti strappati, questo sarebbe capace chiunque, ma pensate fossimo capaci di valutare quello che accade in questo paese dal punto di vista della cultura in base ai numeri, ai biglietti staccati, ma anche alla porzione di futuro che c'è là dentro, all'energia che sviluppa, al vero coraggio che c'è, alla capacità di coniare delle parole d'ordine che restano. Allora sì, potremmo veramente valutare. E allora merito è una parola che acquista un significato vero, non prima, mai. Però come sarebbe bello che dalla prima settimana Matteo, chi per lui, dicesse: bene, adesso ci diamo, non so, 3 mesi con qualche intelligenza di questo paese e noi ne usciremo con un principio, una rete di principi, delle convinzioni, e incominceremo a valutare e a giudicare. Bruciare le navi dietro di noi. Gesto bellissimo. Se penso all'Italia, cioè è facile dirlo ai convegni, ma lo capite che non stanno cambiando niente. Assisto adesso in queste ultime ore all'accodarsi magnifico, allegro, di praticamente tutti i personaggi della cultura italiana dietro al carro di Bersani. Mi piace, perché è meglio naturalmente dietro al carro di Bersani che dietro al carro di Montezemolo o di altri. Bene, siamo dalla parte, siamo compagni di strada, tutto questo ok. In una generica luce che chiamerei però non abbiamo riconosciuto alla cultura il suo ruolo trainante. E tutto questo, come non assomiglia alla partita che invece giocate qua e che giochiamo qua. Come lontano dal pensare di rifondare, come lontano da qualsiasi coraggio,
Pensavo al patrimonio che abbiamo in questo paese, alla convinzione che abbiamo tutti che non lo sfruttiamo, e poi pensavo, ma noi abbiamo le intelligenze nelle nostre università, abbiamo le intelligenze che possono dirci cosa possiamo fare di tutto questo. Guardate, non abbiamo bisogno di poeti, non abbiamo bisogno di intellettuali, non abbiamo bisogno di scrittori, credetemi, abbiamo bisogno di manager, abbiamo bisogno di economisti, di gente che conoscono il mondo reale, che sanno fare i conti e che abbiano un'intelligenza vera. Non candido nessuno, non ha senso farlo, non è nemmeno un tributo d'amicizia, è un esempio che vi può far capire. Ma se uno prende Farinetti con quello che è riuscito a fare del Barolo e della Robiola, ma Cristo, ma il giorno che gli diciamo scusa, dacci una mano per Pompei, ma avete idea di cosa può fare? Da solo niente, ma insieme a un economista, uno che sa fare i conti, in un angolo magari anche un intellettuale, ma credetemi, parla ogni tanto, poi le potenzialità sono immense, molte sono qua dentro. Spero che la partita continui a essere forte e bella come è stato fino adesso. È una partita che non si era mai giocata, ogni tanto io stesso la guardo e la contemplo, mi distrago, spero che non lo faccia Matteo, che invece dovrebbe alla fine ottenere una cosa che mi stupirebbe, ma sarebbe veramente una grandissima e folgorante sorpresa e un bellissimo regalo di portare quest'Italia viva con lui nel futuro di questo paese. Grazie.